presepe di quest'anno è la continuazione del presepe dello scorso anno. Lo scorso anno era un presepe monumentale, c'era proprio sull'altare maggiore la Natività con statue a grandezza naturale, sotto le balaustre c'erano due bracci che narravano l'Occidente e l'Oriente, entrambi in ricerca del bambino. Una critica ricevuta è stata, giustamente, quella di una sorta di lontananza del bambino, per cui abbiamo pensato che il bambino si sia avvicinato, sia entrato nell'aula della chiesa, un cammino di prossimità che ha vissuto e che in qualche misura riempie l'assemblea. È importante prendere atto di questo, è un Dio che si fa sempre più accanto, sempre più vicino, e anche la monumentalità di questa ricostruzione in qualche misura ci avverte di una presenza quasi ingombrante, non una presenza astratta ma concreta, quasi carnale, in mezzo a noi, come di fatto è la venuta di Dio in mezzo a noi, si è fatto carne. Ma anche i due bracci che l'anno scorso erano in qualche misura disgiunti, qui quest'anno, nella continuazione, nel progresso dell'avventura, ora questi due bracci, l'Oriente e l'Occidente, si sono saldati qui, dinanzi al Messia. Non c'è più separazione, non c'è più distanza, ma una profonda cementazione. Il bambino che viene riunisce, cementa, mette in dialogo e in comunione le culture, i popoli, le storie. È un presepe che non ha dovuto pretendere una lunga costruzione, in pochi giorni l'abbiamo realizzato, anche sfruttando un po' l'impalcatura che è servita alla corale San Maurizio il giorno della ripresa della messa su Rai 1. Quindi abbiamo sfruttato questa struttura di fondo e abbiamo in qualche misura rimesso in circolazione le statue che la Basilica possiede di un certo pregio, statue che hanno una loro storia, soprattutto quelle sullo sfondo, le più piccole, che hanno circa un secolo di storia. C'è anche una colonna spezzata proprio sotto la figura di Giuseppe. Nelle rappresentazioni tradizionali questa colonna spezzata indica che il Tempio di Gerusalemme è tramontato, c'è il nuovo Tempio che è il corpo del Cristo bambino. Ma in realtà, avendo messo quella colonna spezzata sotto la statua di San Giuseppe, crea una nuova suggestione. Giuseppe ha accettato di frantumare i propri sogni in vista di un progetto più grande. Ce lo narra il Vangelo di Matteo, chiamato a rivedere e a ricontemplare i propri progetti alla luce del figlio che nasce dentro il grembo della sua donna, di cui lui non è artefice ma è custode ed è protettore e in qualche misura guida nella maturazione. Per cui quella colonna segnala questa disponibilità di Giuseppe a mettere in discussione il proprio programma per entrare nel progetto di Dio.